Cari amiche e cari amici, consueto appuntamento con Roberto Pecchioli. Stiamo commentando il suo elogio dell'appartenenza. Già sono partito con due gaffe, quindi si prospetta una puntata divertente questa qui. Comunque, buongiorno Roberto Pecchioli. Buongiorno a lei, anch'io sono partito in ritardo. Partito di danno. Vedi, amici, ora questo potrebbe essere tagliato dai miei amici registi, ma io invece lascio tutto perché si parte con il buon umore, si parte con il buon umore, meglio, in un periodo così cupo. E a proposito di periodo così cupo, il nostro tempo è un tempo di relativismo esasperato, di decostruzione, di destrutturazione. E questo processo non è certo di questi ultimi giorni perché va avanti da decenni. Quello che lo caratterizza in questo momento, però, è una accelerazione anticristica, potremmo dire sinistra. Attraverso questa accelerazione, i valori che hanno dominato in fondo la cultura dell'intero Occidente, la patria, l'onestà, la buona politica, la famiglia, il rispetto della vita. Ebbene, un po' alla volta si sono sgretolati, adesso sono stati distrutti e non basta ai padroni del mondo perché li devono proprio nientificare, li devono polverizzare, cancellare. E Nietzsche, l'abbiamo detto più volte, annunciò la morte di Dio e questa significò anche la morte del padre. E mai come oggi il domani è totalmente imprevedibile perché in queste accelerazioni le situazioni cambiano, cambiano, cambiano di giorno in giorno, ma anche nell'immediato. Domanda difficile. Lei, Roberto, come immagina il mondo futuro? No, io non oso immaginarlo. Se lo immagino, entro in uno stato di depressione, incubi. Invece, no, c'è la speranza che prima o poi arrivi un riequilibrio. Magari dopo un ulteriore periodo di confusione, di disordine, al termine del quale magari può esistere una ripresa, una riconsiderazione di tutto quello che non va, che è tanto. Parlavamo appunto della perdita di Dio, che è la perdita del Padre, ed è questa la perdita del simbolo, che è il simbolo dell'autorità, custode del limite, garante della continuità, ed è il responsabile, è il capitalismo della seduzione, che lavora adesso per decostruire anche la madre. Sono due figure, il padre e la madre, che poi alla fine vivono e muoiono, speriamo davvero di no, insieme. E nella morte della madre c'è anche una ulteriore responsabilità, che è quella del femminismo, non di tutto il femminismo, di una parte, con le sue ubbie e le sue gabbie regressive travestite da liberazione della donna. E poi naturalmente il mercato. Mercato in cui dalla donna povera del terzo e quarto mondo si arriva a estrarre ovociti, quindi è ridotta davvero a materiale per incubazione di embrioni, quindi una riduzione drammatica a pura materia, cosa? Come il marchio della bestia uomo, da cui invece si estrae gratis o a pagamento il seme da impiantare. Che strana civiltà solitaria. Una femminista atipica, alcune femministe atipiche ritengono che ci sia in corso addirittura una guerra contro la donna da parte di certi uomini per odio della sua fecondità. Quindi è una lotta contro la fecondità che viene da persone e da culture profondamente sterili. È una tesi che in una forma diversa echeggiava nel pensiero di Ida Magli, grande, straordinaria sociologa e femminista storica, la quale pensava al completo ribaltamento del complesso di castrazione dell'invidia del pene, che sappiamo sono stravaganti pilastri delle teorie di Sigmund Freud. E, insomma, diciamo che l'officina gnostica, questa
eresia sotterranea di illuminati, convinti di possedere false sapienze esoteriche, lavora a pieno ritmo, per convincerci che la natura, il creato, è monca, carente, sbagliata e dunque va corretta, a partire, proprio dalla divisione dei sessi, che sono per loro una caduta dalla perfezione originaria dell'uno, dell'unico, appunto in questa folle sapienza sedicente esoterica. Sulle tracce di Erich Vögelin, intellettuale cattolico tedesco, definiamo gnostica, ecco, cosa vuol dire gnostico? La pretesa di perfettibilità della natura, quindi una malattia spirituale di chi vuole raddrizzare il legno storto a beneficio di pochi eletti. Gnostici sono cultori di supposti saperi iniziatici di notte, ma poi diventano spiriti pratici di giorno. E quindi hanno trovato la loro quadratura del cerchio nel pensiero libertario progressista, che afferma che è ammesso tutto ciò che è tecnicamente fattibile e che, questo è importantissimo, è in grado di generare un mercato. L'esito è la riduzione della persona a prodotto. Le merci, tra l'altro, devono essere riproducibili in serie, economia di scala, e controllabili da un centro remoto, da una matrix. E allora è il momento di polemizzare nella speranza di poter un giorno destituire i responsabili di questa riduzione del mondo civilizzato in favore della soddisfazione di futili desideri materiali, di una minacciosa dittatura tecnocratica dell'unico che è l'esito, il compimento finale di una ideologia che è la liberal democrazia. Nella sua torsione finale. Quindi si sono sostituite le vecchie credenze con un dogma nuovo, di cui però, a ben pensare, verifichiamo la falsità. Il liberismo rappresenta per loro le aspirazioni definitive dell'essere umano. Un essere umano che va oltre quanto, polemicamente affermava Feuerbach, l'uomo è ciò che mangia, no. Il Vangelo apocrifo liberale dice no, è quel che desidera, è quel che consuma. E quindi l'ortodossia ideologica respinge fuori da questo cerchio magico ogni punto di vista dissonante. Siamo quindi prigionieri di un pluralismo distorto, intriso di una finta tolleranza. E del relativismo, ossia della dittatura della inesistenza della verità, che quindi trasforma tutto nel suo opposto e ci fa diventare incapaci di accettare, non solo di accettare, ma persino di ascoltare il dissenso. Una dittatura liquida dell'identico, dell'uniforme, dell'equivalente, sempre con un'eccezione, il portafogli, naturalmente. E chi non ci sta è nemico del giusto e va espulso dal campo a fin di bene, in piena coscienza, in un mondo, come ho scritto recentemente, in cui sembra che tutto sia ammuina, cioè movimento fine a se stesso. Ricordate quel finto ordine della Marina Borbonica in occasione della visita del re? Facite ammuina, cioè muovetevi, fingete di essere occupatissimi. E quindi è chi le che stanno a bascio vanno in coppa e viceversa, no? Un mondo quindi assolutamente falso, un mondo di finzione, e che nasce in opposizione radicale alla civiltà precedente. Rappresenta una rottura epocale di cui avvertiamo l'ampiezza, la portata solo da pochi anni. Il più brutale utilitarismo ha travolto come un terremoto ogni principio opposto all'egemonia del mercante, una figura che nelle civiltà precedenti non aveva nessuna importanza e tantomeno un prestigio. Antropologicamente, gli snodi decisivi di questa società che dicevamo sterile sono il desiderio, la decisione di non avere figli, ossia di farla finita col sangue, la civiltà ricevuta, il rifiuto della responsabilità e poi l'accettazione
addirittura il desiderio dell'annientamento attraverso norme come quelle dell'eutanasia. La morte non è più vista come un transito, ma è la fine di tutto e viene addirittura accettata come qualcosa che deve essere somministrato dallo Stato per i motivi più vari o anche senza motivi. E intanto tutti devono consumare, tutte le nazioni devono consumare le stesse cose, cioè le stesse merci. E dicono che a quel punto tutta l'umanità formerà allora una democrazia perfetta, fornita di benefici da un centro unico di amministrazione. E questo è un ridicolo girotondo intorno al mondo. Ricordate una vecchia canzone di Sergio Endrigo, ma era un'utopia infantile, un mondo in cui noi stessi siamo, abbiamo, riceviamo addirittura pezzi di ricambio all'interno di un carrello in cui ci hanno applicato il prezzo, impresso un marchio e assegnato un codice. E quindi siamo cosa loro? Schiavi, perché se io, la mia persona, il mio sé, il mio corpo, non è più di mia proprietà, ma è di qualcun altro, sono uno schiavo, anche se, come sta capitando, molti ignorano o addirittura arrivano ad amare le proprie catene. Ed è subito sera. Questa era la conclusione di una breve, bellissima poesia di Salvatore Quasimodo. Sera, silenzio. Il silenzio è la massima delle persecuzioni, diceva Blaise Pascal. E c'è un silenzio profondo, un silenzio spesso tra le generazioni. E quindi quando i sociologi si uniscono agli statistici spesso scoprono l'acqua calda e ci dicono, ci rivelano, questi esploratori del labirinto, che le generazioni non parlano tra loro, in particolare i giovani, quelli che poi nella statistica hanno tra i 18 e i 36 anni, in particolare non comunicano con le generazioni precedenti, cioè con i genitori e i nonni. Ma qual è la sorpresa? Qual è la novità? È qualcosa che è cominciato negli anni 60 del secolo passato. Io ero piccolo, ero un bambino. E già all'epoca un grande regista cinematografico, Michelangelo Antonioni, aveva fatto della incomunicabilità il tema fondamentale delle sue opere. E questa non è altro che l'iper e la postmodernità, caro ragazzo del 2020, a cui io in qualche modo ho rivolto il libro. La generazione che fece poi il 68 rovesciò il tavolo, ma a suo modo comunicando, perché contestò i genitori, contestò l'autorità, le convenzioni, credeva di conquistare il mondo borghese. Poi ci furono le convulsioni degli anni 70 e di inizio 80, che furono una modalità estrema di relazione e quindi di comunicazione, improntata allo schema amico-nemico, l'uso addirittura della violenza, della prevaricazione, terrorismo. Poi il potere ha ripreso il controllo della situazione. Da 50 anni era vietato vietare e da altrettanto tempo si decostruisce, si demitizza, si deride, come diceva Marco all'inizio, ogni principio veritativo e si recidono legami e radici. E dunque il nostro è il tempo della morte del padre, un tempo quindi orfano. Manca all'orfano, manca il padre, manca la legge, manca la trasmissione. E poi, diciamola tutta, perché dovremmo parlarci dietro queste maschere variopinte? Perché dovremmo comunicare? È difficile oggi fornire una risposta all'altezza di questi tempi. Anche perché poi l'ipermodernità è formata da plebi istruite, sì, ma ignoranti dell'essenziale, desideranti, rivolti al consumo di tutto, esperienze, merci, corpi, il consumo di sé. E i giovani che vengono descritti dalla statistica, sono poi i nipoti del 68, quindi i figli del post-68, e quindi dei grandi sconvolgimenti familiari, sociali, antropologici che negli anni successivi si sono determinati. I loro padri uccisero quelli che per questi giovani sono i nonni. Qual è lo stupore se poi figli, nipoti
li ignorano e si ignorano. Chi taglia il legame col prima nega la possibilità del dopo, quindi nessuna appartenenza, un'ancora gettata nell'oceano ma senza la nave. La comunità sono io e, attenzione, un io che ha sempre assolutamente la maiuscola. In più noi adesso abbiamo a dirigere, a comandare, a dominare la tecnologia, la tecnica. Abbiamo la tecnica che prima non c'era, un vecchio brano di un complesso di tanti anni fa che si chiamava Ubu. La tecnica ha stravolto modi di vivere, di lavorare, di pensare e ha cambiato la presenza, la percezione della presenza nel mondo di intere masse umane. E lo verifica molto modestamente chiunque alla mattina vada a lavorare. Perché l'esperienza, ad esempio, non ha più l'importanza che ha sempre avuto, quella di trasmettere le conoscenze, i segreti del mestiere, che è diventato vano per l'inutilità di mille saperi tramontati, diventati inservibili, e poi non si sa né si vuole essere esempio. Del resto, chi poi l'ascolta, l'esempio. Io ci ho scritto anche un piccolo libro un paio di anni fa, si intitola Tecnopolis, e non credevo di essere quasi profetico in quel libro, e oggi mi sembra incredibile che così velocemente tutte le cose che io immaginavo avrebbero avuto un senso in un periodo molto più lungo si sono verificate tra l'altro nella maniera peggiore, più veloce e persino più drammatica. E intanto le famiglie non ci sono quasi più, spappolate, divise. Ascoltiamo tutti storie incredibili di famiglie rovinate, di rancori, di ripicche, di vendette. Quindi vincono poi, nelle persone più responsabili, più ragionevoli, i sensi di colpa. Negli altri vincono le soluzioni più comode. I padri in gran parte si trasformano in bancomat, no? E nessuno è più in grado di pronunciare dei no, quei no che educano, no? Educano alla vita. Le madri resistono un po' di più, tengono botta, perché l'istinto profondo femminile del prendersi cura non ha ancora travolto del tutto il desiderio di realizzazione e di autonomia assoluta che il femminismo, la modernità, ha ispirato a un numero enorme delle nostre donne. Senta, Roberto, sai che ha sempre molto colpito il fatto che nell'80 d.C., mi sembra di ricordare, Erone d'Alessandria aveva inventato il motore a vapore, poi distruggevano gli antichi queste esperienze, che il motore a vapore è stato l'inizio della modernità, poi dal punto di vista dell'industria, così. E li distruggevano proprio per il senso del sacro che avevano rispetto, ma questo in tutte le antiche civiltà, in tutte le società tradizionali. E il mondo greco, che tutti sanno l'importanza che ha avuto poi il mondo greco nella nostra cultura, indipendentemente dal censo, dalla cittadinanza, c'era questo rapporto col divino e questa consapevolezza che la realtà contenesse dei messaggi per l'uomo, che bisognava leggere. La natura quindi era visto come una sorta di mezzo di comunicazione anche tra l'uomo e gli dèi, un ponte che permetteva di costruire proprio una migliore relazione col divino, no? E questo rispetto al divino dava indicazioni su tutto, sulle relazioni familiari, sul governo. Oppure poteva anche punire gli uomini con una cattiva condotta, allora c'erano i segni nefasti, c'erano collegi sacerdotali tipo gli auguri che dovevano interpretare i segni, fasti, nefasti e cose del genere. Oggi, quando lei ha parlato di tecnica, mi è venuto in mente questo, che è proprio l'anticristo anche nella tecnica, cioè la tecnica utilizzata per poter fare qualsiasi cosa si possa fare, indipendentemente poi dalle tragedie, pensiamo alle atomiche o pensiamo adesso anche alla tecnica utilizzata anche dai sanitari, una cosa terribile, no? E quindi qualsiasi cosa si può fare, ecco, questo atteggiamento prometeico si fa. E la cosa incredibile è che l'uomo vuole correggere la natura
L'uomo antico non avrebbe mai avuto questa pretesa, perché sarebbe stato uno sfidare gli dèi. Comunque, questa è una riflessione, mi scusi, rispetto a quello che ha fatto. Torniamo nella prima domanda. Io accennavo alla morte del padre e vorrei tornare sull'argomento e le chiederei qualche riflessione proprio su questo tema, la morte del padre, il padre che perde il ruolo che aveva plurisecolare, insomma. Poi, per il rapporto di amicizia che ormai ci lega dopo tanti incontri, tante interviste, le chiederei anche qualcosa di personale riguardo al rapporto suo con suo padre. Però voglio dire a chi ci ascolta che prima di andare in onda e di iniziare la puntata ho chiesto il permesso di formulare questa domanda perché non mi sognerei mai di fare a un ospite una domanda così personale senza avere il suo consenso. Ecco, ci può dire qualcosa sul il padre e il suo rapporto anche con suo padre? Prego. Invece è una domanda molto bella, molto tenera e nello stesso tempo molto, molto dura, perché ovviamente alla mia età, alla nostra età, il padre, la madre l'abbiamo perduti. Io ho perduto mio padre durante la giovinezza e era un uomo di 60 anni, tra l'altro. Mio padre mi manca da 40 anni. Quello che mi manca, io darei molto, davvero molto, per poter almeno una volta nella vita poter riavere un dialogo con mio padre. Era un uomo semplice, non particolarmente colto, anzi, indubbiamente non particolarmente intelligente, non eccelleva probabilmente in nulla. Eccelleva, sì, in una cosa, l'esempio. Non era adatto né capace probabilmente di spiegare con parole importanti, i principi nei quali credeva e nei quali era stato educato e in cui viveva. Però dava l'esempio. Questo è qualcosa che io ricordo nello stesso tempo con tenerezza e con forza. E quello che mi manca di lui sono cose piccolissime e nello stesso tempo grandissime, familiari. Ad esempio, nella mia prima infanzia, mio padre lavorava di notte in un giornale. E nella mia prima infanzia io ero stato educato da mia madre a parlare a bassa voce perché mio padre dormiva nella stanza dopo una notte di lavoro. E la mia abitudine, che durò credo fino quasi all'adolescenza, era di pronunciare la parola papà a bassa voce. Ecco, io non ho mai gridato papà, e mio papà era qualcosa che dicevo a bassa voce perché era una forma di rispetto per la sua fatica. E mi mancano conversazioni sulle cose grandi, sulle cose piccole, anche conversazioni modestissime. Amavamo parlare, per esempio, di calcio, dell'amore che lui mi aveva trasmesso per la Sampdoria, e nello stesso tempo un amore antico per il grande Torino dei suoi tempi. Pensate che il grande Torino minacciò di impedire la nascita, niente di grave, insomma, forse per me, nel senso che mio padre piangeva come tanti italiani quando morì il grande Torino, mia madre non capiva e litigarono per un periodo. Perché, scusi, lo dico per i più giovani che non lo sanno, ma il famoso Grande Torino, che era una squadra tra le Morire. maggiori di tutto rispetto, mi pare che si chiamava proprio la tragedia di Superga. Precipitò l'aereo e morì tutta la squadra. Tutta la squadra, compresi i dirigenti. Gli italiani ne rimasero profondissimamente colpiti, tra loro mio padre, mia madre non capiva, litigarono, poi capì anche mia madre, si rimisero insieme, insomma, questo è un vantaggio soltanto per me perché sono nato. Questo è un po' il rapporto con mio padre, quindi è tremendo, è tremenda l'idea della fine del padre. Con l'idea che nell'ultimo mezzo secolo il padre sia stato ucciso, quindi è stato ucciso anche il mio, è stato ucciso il vostro, quello di Marco, che avevano i loro difetti, ma avevano anche e hanno avuto la capacità di guidarci, di orientarci nel mondo.
Intanto adesso stanno lavorando anche per distruggere la madre, ma quello che naturalmente conta di più e vale di più è la svalutazione, anzi la ridicolizzazione del maschile. Intanto, fatto materiale, no? nei mestieri, nel lavoro serve meno forza fisica, per esempio, e nelle famiglie è vietato vietare, insegnare, punire, negare, quindi guidare e orientare, che era appunto il ruolo del padre. E il dramma, tragedia nella tragedia, è che troppi padri hanno accettato di buon grado questa retrocessione. Beh, non ci sono responsabilità, che bello, nessun problema quotidiano, perché insomma educare, insegnare, anche soltanto parlare con i figli, con i giovani è impegnativo, richiede costanza, empatie, sconfitte, capacità e volontà di fornire risposte, di mettersi in gioco. Allora, forse qualcuno pensa anche, bene, mi avete ridotto così, adesso tenetemi come sono. E intanto gli uomini, i giovani maschi, vengono sempre più educati da donne, perché le madri, le insegnanti, le psicologhe, e insomma mancano modelli maschili. Questa è una terribile carenza, è una terribile perdita, della quale ricominciamo ad accorgerci. Il falsissimo è il complesso di Edipo teorizzato da Freud, ma è anche folle l'anti-Edipo estremo di questo mondo, di questo anarchismo libertario che vuole appunto abolire tutto. Più vera, più profonda è la figura di Telemaco. Sapete, lo ricordate, Telemaco è il figlio di Ulisse nell'Odissea, che non conosce il padre perché è partito quando lui era piccolissimo, ne ha solo sentito parlare, conosce la sua gloria, sa della sua forza, della legge che aveva saputo porre, e vede adesso i proci, cioè i pretendenti, che spadroneggiano in casa sua, insidiano la madre Penelope e cospirano addirittura contro di lui, contro la sua vita. Quindi parte, va in cerca del padre, non lo trova, ma alla fine si riesce a ricongiungersi con lui in un riconoscimento reciproco tra le lacrime, e allora lo affianca nel ristabilimento della legge, e afferma Telemaco in un passo particolarmente commovente dell'Odissea: se gli uomini potessero scegliere ogni cosa da soli, per prima cosa vorrei il ritorno del padre. Io vorrei che questa diventasse una frase dei giovani, del ragazzo del 2020 a cui io ho indirizzato questo libro. Eppure trattando poi con i giovani, questa mancanza si avverte, magari indistinta, è una nostalgia inespressa del padre e in qualche misura della legge. Naturalmente i più non hanno affatto il complesso di Telemaco, ma quello di Narciso, quindi di colui che si specchia in se stesso, che vede solo se stesso. E la vita di questi è scandita poi soltanto da mode, dall'apparenza, dai social network, dall'attesa delle varie vacanze. Vacanza vuol dire mancanza, assenza, dall'attesa dello sballo della fine settimana, quindi solo il riflesso della propria immagine, un amore di sé che è triste, sterile, oserei dire onanistico. E naturalmente per costoro non c'è nessun, padri o figli che siano, non c'è nessun interesse al dialogo tra le generazioni. Tutt'al più sono interessati alle competizioni frivole, persino spregevoli, tra coetanei, la concorrenza. E sazi da morire, non sanno affrontare difficoltà e fatiche, sono smarriti, soli, imbelli. E tutto però è parte di uno stesso problema, cioè l'omicidio premeditato dei padri, in minor misura delle madri, che oggi si trasforma addirittura in suicidio assistito da parte di troppi interessati e diventa una chiusura autistica. Dicevo, il mio padre era solo un tipografo e sapeva di non sapere, come Socrate dava l'esempio. Che erano l'esempio su che cosa poi? Principi di fondo, l'amore per la famiglia, il rispetto degli altri,
l'apertura alla trascendenza. Il mio ricordo più vivo è la domenica sera, l'unica in cui mio padre era a casa, in cui mi veniva a trovare nella mia cameretta, nel lettino, e mi faceva dire un paio di preghiere, questa apertura a Dio, la trascendenza, l'accettazione serena della fatica, della sconfitta anche, e la capacità di fare delle rinunce, praticata da lui come dalla grande maggioranza, no, di quelle generazioni, senza paroloni, senza atteggiamenti didattici, senza vittimismo. E oggi nessuno ci parla più di sacrificio, di fedeltà a qualcuno o a qualcosa, e di accettare e accogliere un destino. Vale per i padri, vale e valeva, forse per certi aspetti ancora di più, per le madri. Le madri della mia generazione, che è stata l'ultima a crescere i figli prima del grande rovesciamento, insegnavano il sacrificio, anzi loro stesse erano l'immagine del sacrificio con la loro vita. Io ancora, fra un attimo lo farò vedere, dopo mezzo secolo, un vocabolario di inglese che è il primo oggetto che io ho guadagnato con il mio lavoro, perché mia madre, io volevo quel vocabolario, mia madre aveva messo un prezzo a fare la spesa, rifarsi il letto, lavare l'automobile di papà e altre cose. Alla fine ho potuto comprare questo piccolo, modesto vocabolario che ho ancora, Bello. perché è un segno, è un simbolo, un simbolo. Certo. Ed è un simbolo di orgoglio, perché l'ho pagato io attraverso una fatica piccola mia. E all'epoca il consumismo era agli albori, ma la mamma, soprattutto la mamma, bastava che ci dicesse che certe cose erano roba da signori, e il nostro orgoglio identitario, io sono figlio di operai, di gente modesta, ci rendeva diversi, rendeva diffidenti verso queste mode, questi oggetti simbolo, no? Più grande al liceo, io rimasi sbalordito davanti al desiderio assoluto, totale, che ritenevo inspiegabile, delle mie compagne di liceo, per un certo foulard francese che all'epoca andava di gran moda. E quindi vuol dire che quella catena di trasmissione di valori, quella catena, quel modello generazionale, che poi era senso comune, funzionava bene. Oggi invece i padri sono mammi, magari apprensivi, esperti di cambio di pannolini, nulla di male naturalmente, ma non sono modelli. Arrivano a portare i bimbi in grembo e non in braccio, come è normale per un uomo. Non sono quindi esempi. E quindi nessun Telemaco sarà davvero interessato ad attenderne il ritorno. Tutto il più saranno interessati qualche volta a partecipare allo stesso videogioco, o più spesso attenderanno che mettano mano al portafoglio, il banco. Passato quindi abolito, padri e madri diventano genitori 1, genitori 2, principio di piacere, travolge principio di realtà, e persino alcuni intellettuali, che sono pure a loro modo preoccupati, per esempio lo psicanalista alla moda, Massimo Recalcati, vietano il ritorno di Ulisse, chiedono tutt'al più, dopo il tramonto del padre, una figura che susciti simbolicamente il desiderio, ovvero nel loro strano linguaggio, qualcuno che testimoni la possibilità della legge e della trasmissione. Addirittura Recalcati afferma che il figlio potrà ritrovare il proprio padre solo nelle spoglie di un migrante senza patria. Valli a capire, cupio dissolvi, questa espressione latina, desiderio di dissoluzione che mi sembra trasparire. Ma il mondo non può durare, non può mantenersi in questo modo, e il silenzio delle generazioni è solipsismo. Chi vive la vita, no, con le cuffie scambia la vita con l'acquisto online. Sai, su Amazon risparmio qualche euro. Neppure più esiste il mercato, no? Questo grande monopolio in cui solitario, solipsista, io compro qualche cosa attraverso dei click. Pensate a quale sconvolgimento. Il mercato per me
per noi, per tutti, è sempre stato un luogo d'incontro, un luogo nel quale non si scambiavano solo merci, non si vedevano le persone, si incontravano. Oggi il mercato è Amazon. E quindi si scambia la vita con l'acquisto, si gioisce soltanto del mi piace sui nostri post Facebook, si è felici di essere riusciti a trovare un volo a basso costo, prenotato rigorosamente in linea. Per converso, gran parte dei padri è certa di aver esaurito il proprio compito, se ha avuto un figlio, con il mantenimento economico e con i sì pronunciati a ogni richiesta, anche bizzarra, anche sbagliata. Mentre i giovani, al contrario, hanno bisogno di maestri, di modelli, persino di eroi. E questi eroi, questi modelli devono essere persone che riconoscono, in cui si è capaci di identificarsi. Se c'è una frase che io ho sempre odiato fin dalla giovinezza, è quella fortunata, famosa frase di Bertolt Brecht, il drammaturgo tedesco comunista, che aveva il cuore a sinistra, ma il portafoglio rigorosamente a destra. I soldi li teneva nella Germania Ovest. Diceva: fortunato il popolo che non ha bisogno di eroi, è il contrario. Invece ci vogliono gli eroi, perché sono i modelli, senza i quali, senza i modelli, resta il vuoto, il silenzio di coloro che, di chi non domanda più, anche perché non solo sa che non avrà risposte, ma non possiede neppure più le domande. E questo è addirittura tragico. I più fragili sono diventati giovani maschi, il predominio del loro sesso non c'è più, le loro coetanee femmine sembrano, sono più concrete, più determinate, e hanno, giovani maschi, quello che dicevo prima, il problema di essere allevati e istruiti in assenza di modelli del loro sesso. Parlavamo le madri uniche nella distruzione della famiglia, le maestre, le professoresse, le psicologhe. Eppure una femminista, parlavo di Ida Magli, antropologa, bollò con parole di fuoco il fatto di quanto sia drammatico per il futuro dell'Occidente avere estirpato tutto ciò che è specificamente maschile dai giovani europei e americani. Intanto le generazioni tacciono per indifferenza, perché non hanno niente da dire, e addirittura perché manca un codice comune di comprensione, e l'incomunicabilità, quella di cui parlava Antonioni tanti e tanti anni fa, è peggiore, peggiore del baccano pubblicitario, più diseducativi dei sermoni di continua a teorizzare, legalizzare le libertà più astratte, insensate e stupide, purché ovviamente abbiano una ricaduta economica, purché possano essere oggetto di mercato, compravendita. E intanto tra padri inesistenti, preti garruli ma atei, classi dirigenti che non sanno né vogliono dirigere, ma solo approfittare dei privilegi del ruolo, insegnanti che aspettano la campanella più degli alunni, giovani attratti dallo sballo, dal consumo, da esperienze compulsive, l'unico linguaggio comune sono i consigli per gli acquisti, la pubblicità. Terribile questa cosa, ma Ida Magli, che grande donna è stata, che percorso, come anche ha saputo fare autocritica. Molti intellettuali, soprattutto oggi, si radicano nel loro Vangelo, che è la loro parola, e non sono pronti, nonostante evidenti contraddizioni, a tornare indietro neanche di un micron, non so come chiamarlo. Invece io ho avuto la fortuna negli ultimi, credo, 2 anni della sua vita di avere avuto una relazione epistolare con lei, che è stata veramente molto fruttuosa, molto bella. Non solo ho letto tutti i suoi libri, ma ho davvero imparato molto proprio da questa sua capacità di prendere anche le distanze da se stessa, di avere sempre questa capacità di vedere ogni lato di ogni questione, che è proprio quello che manca, secondo me, oggi al mondo moderno, questa finta democrazia nella quale però tutti hanno l'obbligo di pensarla allo stesso modo, anzi di non pensarla.
Io pure ho letto tutti i libri di Damagli, perché oltretutto libri molto molto scorrevoli, semplici, e lei lo faceva proprio negli ultimi anni, perché mi ricordo che Contro l'Europa mi pare che del 95, mi pare la prima edizione, grosso modo, adesso potrei sbagliare un po' di più. Soprattutto degli anni 2000, sì. E E la cosa incredibile. che era già molto anziana, tra l'altro. Sì, ma la capacità di visione che aveva rispetto alla cosa. Io quei libri, mi ricordo, non solo li ho letti, ma ho cominciato proprio a regalarli, dicendo alle persone: prendete coscienza, perché qui i Damagli fa un discorso coerente, logico, è preoccupante. Ci sta dicendo che vogliono distruggere l'Europa, vogliono farla saltare in aria, vogliono sostituire i popoli. E ricordo anche forse una delle ultime, se non l'ultima intervista che ancora c'è su YouTube, mi pare che fosse presente anche la moglie di Rutelli in questa intervista. Dove lei, donna mite in realtà, anche se molto agguerrita, una vera e propria guerriera, disse una frase che mi colpì molto, perché disse: forse chissà, per difendere l'Europa bisognerebbe ricorrere forse alla violenza e forse alla lotta armata. A me mi lasciò stupefatto questa frase, che però, al di là adesso delle valutazioni che si possono fare di questa frase, dimostra del pericolo per l'intera Europa che lei aveva visto già da molto, molto tempo. Eh sì, grandi donne, che hanno una capacità di visione straordinaria come pochi. Allora, torniamo all'elogio dell'appartenenza. Ecco, c'è una curiosità, perché che mi ha colpito molto questa generazione fiocchi di neve. Dà proprio un'immagine particolare questa frase: generazione forti fiocchi di neve. Ecco, chi sono questi della generazione fiocchi di neve? Fondamentalmente sono quelli che altri, con linguaggio più delicato, chiamano millennials, no? Quindi le ultime generazioni che sono fragili, impalpabili, diafane, appunto come i fiocchi di neve. Allora, che cosa possiamo dire a questi ragazzi del 2020 che sono loro malgrado fiocchi di neve? Intanto che si liberino, no? Attraverso l'appartenenza. Attraverso la costruzione di un'identità personale, comunitaria forte, di quella sindrome, della sindrome fiocchi di neve, cioè di essere impalpabili, di non avere spessore, di non avere quindi anche capacità di durare. L'uomo, diceva José Ortega y Gasset, non ha natura ma ha storia. È oggi quello che è perché. Prima, ieri, fu un'altra cosa. Aborriva il soggettivismo, considerava una malattia, e dichiarò guerra al capriccio. E chissà che cosa penserebbe Don José se tornasse a vedere le masse giovanili, transumanti nella notte, con la bottiglia in mano, vestiti di stracci costosi, con i tatuaggi vistosi, gli anelli tribali, acconciature bizzarre. Ma colpevoli naturalmente sono le generazioni precedenti, i genitori, i finti genitori, i nonni, che hanno decostruito il mondo. Questo è l'esito. Generazioni fiocchi di neve, dunque freddi, liquidi, informi, in odori e in sapori, si sciolgono quindi al primo sole. E negli anni precedenti alla tua nascita, amico, giovane fiocco di neve, l'ansia, la depressione, il suicidio tra gli adolescenti erano già saliti alle stelle, la cultura diventava già ideologicamente uniforme e questo ti ha impedito di imparare. Confrontare, farti un'opinione. I social network, i nuovi media, sono bolle dove si è seminato il nulla e per contro hanno determinato la polarizzazione astiosa tra membri di infinite tribù contrapposte. E quelli nativi digitali, quindi figli della tecnologia informatica, sono però cresciuti ossessionati dalla sicurezza. Sicurezza fisica, sicurezza emozionale. Quindi hanno paura. È finito il coraggio, quel coraggio che è una delle grandi virtù umane e della cui perdita aveva invano messo, dalla cui perdita aveva invano messo in guardia il grande scrittore russo Alexander Solzhenitsyn nel suo memorabile discorso americano di Harvard, quando
disse all'Occidente che non era affatto migliore di quell'Oriente, di quell'Unione Sovietica che lo aveva incarcerato e che aveva costruito i gulag, l'universo concentrazionale. E quindi giovani, appunto, che credono pensano di mettersi in salvo da tutto, specialmente dalle idee diverse dalle loro o dalle idee tout court. Però si diventa adulti solo affrontando le avversità, mai sfuggendole. E però è stato insegnato da noi che se qualcosa dà fastidio è un male. E quindi si diffonde la fuga dal confronto, dal dibattito, che è un insulto all'eredità di una civiltà bimillenaria che è stata inaugurata, guarda un po', dal metodo di Socrate, si chiamava maieutica. Maieutica indica, diciamo, l'ostetrica che tira fuori, che trae dal ventre della madre il nuovo nato. Quindi trarre fuori la verità che sta dentro l'uomo attraverso il dialogo che è scoperta. E quindi lo scontro adesso si è spostato dalla vecchia dialettica buoni cattivi, bene male, che finisce nel pregiudizio, nell'uso della violenza fisica e morale, al togliere la parola a chi non piace, anzi offende perché è un dissenziente. Quindi ecco, quando l'altro diventa un dissenziente, diventa offensivo perché non è come noi, perché non la pensa come noi, è qualcosa di spaventoso. Generazione, quindi, fiocchi di neve, esempio da non seguire, perché non si può vivere eternamente nella bambagia, non si può essere colti dalla sindrome di Peter Pan per tutta la vita, e vivere in una vacanza, cioè in un'assenza protratta all'infinito. Parlando dell'Italia, abbondano tra i giovani i titoli accademici, ma mancano i colti e ancor più i preparati. Invece tu, giovane, devi affrontare la vita a viso aperto, allenato alla conquista, alla fatica, fatica del fare, del conoscere, lontano da questa pomata emolliente dell'iperprotezione familiare, educativa, sociale, saldo in convinzioni che ti fai faticosamente ogni giorno, alieno a questa discoteca emozionale dalla quale sei circondato. Perché devi ascoltare tesi contrapposte, sostenute da argomenti, che sono la premessa di avere una capacità di giudizio, di decisione. Quindi devi riprendere la forza e la volontà di giudicare, la forza delle idee e anche una certa, come dire, una certa capacità di essere nettamente e fortemente sulle proprie, sulle tue posizioni. Invece, c'è questa maggioranza ipersensibile, manichea, debole, impreparata a guardare in faccia la vita. La vita è conflitto. Anche la democrazia così esaltata è un conflitto regolato, un dibattito, un contrasto tra interessi e principi diversi, secondo regole. Ed è una democrazia, ed è una finta democrazia che corre verso il fallimento a testa in giù, a occhi chiusi e con la bocca serrata anche. E la conseguenza diventa il desiderio di essere gregge, di essere gruppo, e quindi una adesione acritica alle mode, e neanche si pensa che le mode vengono imposte, create, volute dall'alto, da qualcuno. Quindi vanno quantomeno giudicate. E chi non partecipa a certi riti, abitudini, è deriso, bullizzato, è una pecora nera, anzi è un deviante. Non devi cercare, giovane di oggi, non devi cercare seguaci, ma amici, amici veri, diversi da quelli di Facebook, no? Non puoi e non devi chiedere la condiscendenza permissiva, senza autorità o almeno autorevolezza di qualcuno di cui ti fidi. E non avrai neppure autocontrollo, tenuta interiore, tensione a migliorare. E invece troppi cervelli, il tuo stesso, il nostro stesso cervello è occupato oggi solo da futilità, reti sociali, il cui rumore manca di profondità, non ha motivazioni personali, tutti vogliono giocare nonostante i rischi, e
e chiedono l'approvazione a ogni impresa grottesca. Homo ludens, scriveva un intellettuale olandese, Huizinga, ma gioco come preparazione alla vita, non è la vita. Non ci sono, intanto non esistono più giochi veri, giochi esterni, fisici, vigorosi, c'è meno tempo e volontà di uscire, socializzare, conoscersi, perché siamo presi dalla febbre della tastiera, dall'interagire con gli schermi e quindi diventiamo dipendenti da quello che altri dicono attraverso la tastiera. È, diciamo, screditato, dicevamo, il coraggio, l'ardimento, vengono al contrario esaltati la debolezza e persino la vigliaccheria, in cui tutti giudicano tutto in una Babilonia superficiale, piena di perfidia. Non ci sono più idee proprie, ma nello stesso tempo tremiamo davanti alla disapprovazione o al terribile non mi piace, no? Il pollice verso di questo nuovo Colosseo per una generazione che ha un'armatura d'argillo. Quindi generazione fiocchi di neve, perché anche priva di filtri culturali, di esperienze comuni, a dimostrazione che l'intera società occidentale vive poi un tempo sospeso. Il finale forse è stato ieri, forse oggi, il presente è una specie di supplemento, no? Tempi supplementari, inerziali, freddi, entropici, quindi qualcosa che lentamente ma continuamente entra in una dimensione distruttiva. La rovina quindi raggiunge un sostrato antropologico su cui si chinano strane figure, ingegneri genetici, improbabili tecnologi delle nuove identità. Ed è il mondo nuovo offerto a chi entra nella vita, è uno strano paradiso, in realtà un inferno, farmaco pornografico di individui incomunicabili che trascinano esistenze di fantasmi in un paesaggio di ceneri. Cadono le foglie, ma non solo sul capo incolpevole della generazione fiocchi di neve. Però l'alba, che avrà bisogno di principi, di identità forte, di idee, di solidarietà, di unione, di appartenenza, cioè di comunità. I contadini dicevano sotto la neve pane, speriamo che ci sia questo pane. Quindi non resta che accendere il fuoco, affrettare il disgelo, perché un futuro ci dovrà pur essere. E allora è anche importante, e termino, rifare a noi stessi, porre di nuovo le domande di sempre, quelle che sono state allontanate, no? Quelle che sono state rimosse. La rimozione forse è l'unico principio di Freud in cui aveva centrato, aveva capito almeno su quello. Domande di sempre: chi sono, perché vivo, dove vado? Ecco, le domande di senso, che sono le uniche che fanno sì che un uomo e una donna siano un uomo e una donna e non un animale, non un membro di un gregge. E allora termino con Leopardi, no? Che fai tu, luna in ciel, dimmi che fai? Ecco, queste domande vanno riprese. Leopardi le metteva in bocca non a un filosofo, non a un sapiente, ma a un pastore errante dell'Asia, quindi a uno come noi, a uno qualunque. Che fai tu, luna in ciel? Dimmi che fai. Ecco, fiocchi di neve, rifatevi queste domande e forse riprenderete, riavremo un senso della vita. Bellissimo, bravo Roberto Vecchioni. Quindi ricordate, giovani, le domande non sono dove vado, cosa compro, ma chi sono e che senso ha vivere su questo pianeta. Grazie di cuore Roberto, bravissimo come sempre, pieno di spunti di riflessioni. Se vuole salutare i nostri amici. Certo, salutiamo con il pollice che non è il mi piace naturalmente di altri, è un qualche cosa che è tipico di questo bellissimo canale che è il Decimo Toro. Pollice su allora a tutti quanti, ci vediamo alla prossima puntata con Roberto Pecchioli. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.